Ciao a tutti quelli sai loro, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo video di mercoledì 31 ottobre 2018. Buon Halloween, Happy Halloween. Di solito io non sono mai andato con le feste in maschera. Come sapete la storia, non ho tanti amici qui a Firenze, quindi non sono mai andato mascherato in versione Halloween. Questo video non è a tema Sailor, come avevo detto, non so quando lo vedrete, avevo fatto un piccolo pezzo per il vlog, penso lo vedrete dopo quel video lì, penso questo sarà molto prima perché uscirà il 31, quindi in un altro video vlog, un Ferdinando è passato, annuncerà di aver fatto questo video, quello che state vedendo il 31 ottobre 2018, mercoledì 31 ottobre 2018. E il tema del video non è Sailor Moon, non sono anime e manga, eccetera, eccetera. Sono arrivati Amazon dei pacchi, un pacco che io ho aperto sulle Instagram Stories, quindi lo posso anche svelarvi, poi ho fatto anche le fotografie, sono i volumi 9 e i volumi 10 del manga di Dragon Ball Evergreen, quindi sabato ritornerà anime e manga, e giovedì 1 novembre probabilmente vedrete sicuramente l'unboxing di questi ovetti Kinder dei Puffy alias in inglese The Smurfs. Cosa pensi? Il video annuncio è che sarebbe questo. Oltre a Shinigami P, lo youtuber Shinigami P, c'è un altro candidato per questo gruppo che ha questo nome provvisorio Sailor Team, perché appunto specifico questo gruppo di youtubers nasce con l'intenzione di condividere la passione per anime e manga, ma Framuel Mate Channel, per menzionare che per associare che io ero il fondatore, è stato messo come si dice? È stato messo questo nome Sailor Team perché il mio canale è Sailor Moon Fans. Come ho detto in questo pezzettino di vlog, non sinceramente in 3 anni, quasi 3 anni, no, nessuno per strada, nessuno. Questo canale non ha ancora raggiunto una visibilità perché le persone ancora non mi conoscono. Quei pochi persone, quei paio di persone che capitano tramite YouTube, video nell'elenco del numero della loro homepage, probabilmente non avendo passione anime e manga, giustamente dicono, ma questo fa solo video dedicati a Sailor Moon. E quindi ecco perché, come ho detto, questo canale non ha ancora raggiunto una visibilità non mediatica. Le persone non mi conoscono, cioè non mi dicono, le persone qui a Firenze non vedranno mai un mio video. Non l'avranno mai visto perché sinceramente nessuno mi ha chiesto. Se andavo a Lucca Comics probabilmente, che sarebbe dall'1 al 6 o al 5, ora non mi ricordo, o al 4 novembre, chissà se qualcuno mi avrebbe riconosciuto, ma io penso di no. Vabbè, a parte questi miei piccoli problemi, questi miei piccoli dubbi, diciamo, non problemi. Volevo dire, i miei piccoli dubbi, i problemi sono altri che ho in questo momento della mia vita che non è legata a YouTube. Come dicevo appunto, questo annuncio, un altro candidato, un altro canale YouTube, candidato insieme a Shinigami P. Allora, il candidato a questo canale YouTube è come Z16, non ama farsi vedere. Il tema del suo canale, quindi si sente la sua voce, specifico come nel caso dello youtuber Z16, è maggiorenne. Maggiorenne, io lo conosco privatamente, chi è? Ovviamente è uno youtuber, quindi è maschio. Il suo canale è piccolo, non tanto grande, il suo canale parla
dovrebbe parlare anche di Dragon Ball, ma in genere lui parla sui videogiochi, ora non so se fa anche gaming, ora non mi ricordo. Comunque ha una specie di di un mescolamento, di un mix. Il canale, il secondo canale YouTube che appunto che ha preso il posto degli altri ex candidati che hanno deciso di lasciare il canale di questo YouTube è Lo Squarcio nel Tubo. Quindi il genere saranno i videogiochi, penso, i games. Il tema del canale, perché la sua intro è specie come la musichetta della PlayStation 1, quando vi ricordate quando l'accendete, la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3 non fa la canzone, la PS4 c'era mio fratello, io fino adesso non sono andato a casa sua, quindi non so bene se fa la canzoncina. Mi sembra o l'1 o la 2, quando si accendeva faceva una specie di musichetta. E come ho detto anche Framormate Channel, come disse, l'entrata, l'ingresso al team non è dedicato solo ai canali che parlano di anime e manga, ma è aperto anche ad altri canali che hanno altre cose, diciamo così. La prima cosa che mi disse lo youtuber, lo squarcio nel tubo, mi disse che appunto con noi, con me e con gli altri, le collaborazioni riguardanti Dragon Ball. Perché sul suo canale ho visto un video che parlava di videogiochi Dragon Ball Z, dove c'è Gohan, Super Saiyan Biondo e Freezer. Quindi siamo 15-14 per ora, mettendo i due candidati. Come ho detto, il periodo di prova finirà per Shinigami P a fine ottobre, quindi inizio novembre sapremo probabilmente. Fino adesso Framormate Channel non mi ha detto impegnato, quindi probabilmente fino adesso Shinigami P ha delle carte in regola come era stato gli altri precedenti, gli altri candidati precedenti. E vediamo un po' lo squarcio nel tubo. Lo squarcio nel tubo forse metà novembre, quindi avrà ancora un altro mese di prova, ancora per un po'. Che volevo dirvi anche, perché mi ero dimenticato un'altra cosa. Venerdì 2 novembre penso c'è una live, quindi dal computer, perché ho la batteria della memoria, non la batteria, la memoria interna del cellulare piena, quindi non mi impedisce di fare la live da qui, e quindi sentirete la navicella sempre in pole position in primo piano. Ora non so se dei nuovi membri o i candidati parteciperanno, qualcuno insieme a me, non lo so. Stiamo finalmente decidendo, ecco, mi è venuto in mente il cambiamento di un altro nome definitivo al posto di Sailor Team. Da ieri io ho fatto presente a loro delle una specie di sondaggio dei vari ipotesi, diciamo così, di nomi. Alcuni due voti hanno avuto un nome, altri. Per ora io aspetto ancora il parere di Framormate Channel, quando ritornerà a tempo debito. I suoi impegni purtroppo gli stanno tenendo molto lontano e occupato al di fuori di YouTube. Come abbiamo detto, abbiamo tutti una vita. Io poi parto dello studio. Abbiamo studiato un esame per dicembre e ora vedremo un po'. Se non mi vedrete per un po', significa che io sto studiando. Allora, io oggi ho voluto un po' mettere un po' di video diversi, perché oggi e domani vedrete due video diversi.
mi fermo qui. Sailor Moon Fans è fiero da Amazon, il mio secondo canale, i Random Tuber Boys, gestito insieme a From Mattecciano e Luca Metaprixia, i canali dei ragazzi del Sailor Team, dei youtubers del Sailor Team, per ora si chiameranno ancora, li trovate tutti nell'info box, come sempre, da Chiaraccio a Sergio Livorsi, Luca Metaprixia, From Mattecciano, i fratelli Crypto, Panime Z, Trice, Greco, Dario Augusto IV, Shinigami P. Non troverete ancora lo squarcio nel tubo, quindi per ora ancora non è stato inserito nell'info box. Dario Augusto IV l'ho detto, e quindi non so, mi è venuto uno sbadiglio e quindi io l'ho tenuto chiuso, e quindi per non farlo vedere, quindi ho fatto quell'espressione brutta. Mi devono venire quando devo parlare, comunque lasciamo perdere. Sono molto contento di aver portato un po' di video vlog dedicati allo studio universitario, perché come ho detto in questo pezzettino, ho visto dei commenti molto positivi da alcune persone, altre ovviamente no. Ovviamente siamo tutti liberi, quindi noi ci vediamo domani con l'unboxing di questo pacchettino della Kinder. Ciao ragazzi!